allora ti saluto. A presto. A presto. La giornata comincia proprio bene. Quando sei arrivata? Giusto adesso. Ho visto Sam alla stazione, ma non mi pare mi abbia riconosciuto. Non mi stupisce, hai un aspetto regale. È visone questo. Così mi hanno detto. Ah, siediti, Mary, ti preparo la colazione. Solo caffè, Molly. Sei uguale al mio piccolo Kenny, non mangiate mai niente al mattino. Ah, che sorpresa vederti. Per quale motivo sei tornata da Chicago? Per denaro. Ma davvero? Non pare che tu abbia problemi del genere. Non farti ingannare dal mio aspetto. Il visone copre molte cose. Sono venuta per via della casa. Abbiamo dei mesi arretrati, lo so. Beh, non ve li ho chiesti perché non ne ho avuto bisogno prima d'ora. Ne hai tutto il diritto. Per caso hai perso il lavoro, Mary? No. Sono stata io a lasciarlo. Oh. Molly, posso rimanere per un paio di giorni? Ma naturale, questa è casa tua. Anzi, faccio spostare Kenny dalla tua camera. Oh no, non svegliarlo, è ancora presto. Beh, a dire il vero, non c'è al momento. Non ha lasciato la città, vero? Oh no, ti puoi figurare. Kenny è sempre a Dashbury, alla ricerca... Alla ricerca di cosa? Beh, lo sai come è fatto Kenny. È sempre in movimento. Da quanto ho capito è a Dashbury a seguire un affare molto grosso. Dammene tre. A me due. Quante? Ne bastano tre. Anch'io tre. 10 centesimi. Sono fuori. Ok, più 5. Questo mi sembra il treno da Chicago. Aspetti qualcuno? No, non aspetta nessuno. Io vedo. Regine. Re. E 3-2. Non hai vinto niente in tutta la sera? Le carte sono contro di me. Beh, col tuo mazzo di carte le cose ti andavano bene. A te invece non va bene affatto, né con le carte né con il resto. Cosa intendi dire? Sai, Lou ha ricevuto una lettera da una tua vecchia conoscenza. Chiudi quella boccaccia. Lui mi ha anche incaricato di cercarla a Chicago. Se la passa anche piuttosto bene. Vedi di piantarla. Dovresti vedere l'hotel in cui abita. Che classe, ragazzi. Già, quanta strada ha fatto la nostra piccola Mary. Ti ho detto di piantarla, hai capito? Smettila! Smettila! Impara a tenere chiusa quella tua boccaccia, mi hai sentito? Sta calmo, Kenny. Lasciala perdere, quella. È questo che mi piace di te. Hai carattere. Molto carattere. Buongiorno, signor Lenz. Ciao, Al. Cosa ti è successo? Gli si è addormentata la lingua. Hai lasciato il bar in disordine. Perché non vai a pulire? Non è compito mio. Io faccio il barista. Non sono uno sguattero. A volte non ne sono così sicuro. Hai parlato troppo un'altra volta, eh? Mi ha colpito mentre ero distratto. Non prendertela. Uno di questi giorni ti mancherà e cadrà a terra. Rasatura? Sì. Grazie mille.
Ascoltami bene, Kenny, te l'ho già detto. Non mi piace che tu stia fuori tutta la notte e non parlo solo per il gusto di sentire la mia voce. Mamma, hai messo su altri chili. C'è una sorpresa. Cos'è? Non ho voglia di indovinelli. Mary è tornata. C'è del caffè sul fornello e la focaccia in forno. Mary. Kenny. Ciao, bellissima. Ciao, bellissimo. Quanto mi sei mancata. È passato così tanto tempo. Dove l'hai presa questa? È un regalo. Da parte di chi? Oh, aveva un grande magazzino. Dovevamo sposarci. Alla splendida Mary da George. Era assieme alla pelliccia? No, c'è più di un grande magazzino a Chicago. Ad Ashbury non ce n'è neanche uno. Dimmi perché sei tornata. Potrei essere tornata per te, razza di stupido. O forse per qualcun altro. So che hai scritto a Lou Lenz. Dovevo rispondergli. Almeno lui mi ha scritto una lettera. Invece io non ti ho mai scritto. Perché non lo dici? Io non ho mai chiesto niente a nessuno. Amore, al mio amore, amore a New York. Con tutto il mio amore, Fran. Qualcosa di speciale, eh? Vedo che ti sei dato un gran da fare da quando sono partita. E ho intenzione di continuare. Sicuro? Se aprissi un ristorante a Chicago, li sbaraglieresti tutti quanti. Ah, tu non sei solo la migliore cuoca. Sei anche la più bella ragazza di Ashbury. Ah, attenta, mamma. Credo che gli servano dei soldi. Sai, Mary, 30 anni fa avrei sbaragliato tutti anche senza cucinare. Salve, ragazzi. Ciao, Ernie. Ciao, Ernie. Ti ricordi di Mary, vero? Sì. Coraggio, prendi un po' di torta di mele. Grazie, Molly, ma a dire il vero ho appena finito di cenare. Prenderò solo questo pezzetto. Per fortuna hai già mangiato. Prendi quello che vuoi, avanti. Calma, gente. Non disturbo, vero? Per te, Mary. Da Lou Lenz. Dove posso metterle? Oh, accidenti, che rose magnifiche. Belle, vero? Beh, ci vediamo. Sai, Kenny, in giardino quest'anno sono cresciute delle fragole selvatiche. Ho pensato di farci della marmellata e ti va di raccoglierle domani? Perché non ci mandi Josie? Non intendo passare la giornata a raccogliere fragole. Cos'hai da fare di così importante? Non è il modo di parlare, Josie. Nessuno dice mai niente sul fatto che Kenny passa i giorni a uziare. Anzi, è libero di andare tutte le sere a Ashbury a bere e a correre dietro alle ragazze. Ha ragione, dovresti smetterla di comportarti così. Noi siamo una famiglia rispettabile e tu hai cosa il dovere di... Cosa ti aspetti che faccia più di uscire ogni sera a cercare lavoro? Già, il momento migliore per cercare lavoro sono le 8 di sera ed essendo scrupoloso non rientra prima dell'alba, dopo aver fatto il giro dei bar e delle sale da biliardo di Main Street. Sì, ha ragione. Sta zitto, Sam Beach, se non fosse stato per Ernie saresti ancora lì seduto. Non te la prendere, figliolo, non dare retta a tuo padre. E tua sorella Josie voleva soltanto sfogarsi. Avanti, Ernie, andiamo. Se vai in città, puoi darmi un passaggio, Ernie. Certamente. Kenny, credevo che saresti rimasto a casa stasera. Ho un appuntamento. Aspetta un momento, Ernie, vengo anch'io.
Grazie, Ernie. Arrivederci, grazie, Ernie. Dove stai andando? Non certo dove vai tu. Frank, il solito drink. Kenny, non avresti dovuto venire qui. Lascia perdere, dammi da bere. Stai proprio cercando guai. Mi occuperò io di questo. Salve. Ciao, Lou. Grazie per le rose. Ti stavo aspettando. È così buio qui dentro. Non pensavo fosse così tardi. I tuoi capelli brillano alla luce. Peccato tu non ci metta più quel nastro. Mi aveva così attratto la prima volta che ti ho vista. Non sei cambiato per niente in questi 2 anni. E tu? Io sono tornata. Perché, Mary? Per vendere la casa. Solo per questo? Beh, anche un po' per nostalgia. È impossibile avere nostalgia di qui. Non riesci a togliertelo dalla testa, eh? Non ci sono riuscita a Chicago. Ho voluto tornare a vedere com'era. Ed eccomi qua. Ma anche lui non è affatto cambiato. Avrei potuto dirtelo 2 anni fa. 2 anni fa non sarebbe servito. Detesto il suo atteggiamento. Se ne va in giro come se fosse il padrone dell'intera città, mentre non è nient'altro che un buono a nulla. Vieni a vedere. Guardalo lì. Sa benissimo cosa penso di lui e ha comunque il coraggio di farsi vedere. Mi ami ancora, friend? Che cosa c'è? Non sei contento di vedermi? Non sei venuto per vedermi. Credevo avessimo un appuntamento ieri sera. Te lo ricordi? Salve, Gitlow. Salve. Cerca di essere più gentile. Come va, Mary? Dammi un 50. Andiamo? Sì, certamente. Beh, è tornata. Te lo ricordi ancora, Kenny? Stammi a sentire, Kenny. Ti dico che qui non c'è futuro per noi. Chicago è una grande città, avremo molte più occasioni. E cosa potrò fare in una città come Chicago? E qui che stai facendo? Giochi a carte dalla mattina alla sera. Questa città, i tuoi amici, la tua famiglia, tutti ti stanno avvelenando. Almeno là avrai una chance, conoscerai persone nuove. Succederà qualcosa, ne sono sicura. Là ci sono troppi Lou Lenz. Qualcuno parla di me? Questa è una festa privata. Pensavo solo di rendermi utile, ragazzo. Bene, allora puoi darmi una sigaretta.
Serve qualcos'altro? Sì, me la puoi accendere. Ora che hai avuto ciò che volevi, ti consiglio di uscire. Non ti voglio più vedere qui dentro. La prossima volta non sarò così cordiale. Se lo dicessi con un sorriso, saresti più simpatico. Andiamo. Andiamo dove? Ce ne torniamo a casa a dondolarci sulla macca. Oh, bene, davvero divertente. Lou, mi avevi invitata al Wilton Club. L'offerta è ancora valida. Come no? Togliele le mani di dosso. Devi deciderti o con lui o con me. Non vedi che ha già deciso? E adesso fuori di qui, ragazzo. Kenny, alzati, forza! Kenny! Kenny, basta! Smettila! Kenny! È finita, Kenny. Sto sprecando il mio tempo nell'attesa che tu cambi. Io me ne vado da questa città. Non eri andato in città. Hai una sigaretta? Che c'è? Forse non ti stavi divertendo? La senti quella specie di cornacchia? Non fa che cantare tutta la notte. Non riesco neanche a sentire il fischio del treno. Mi sta tornando il raffreddore e la mia schiena mi fa vedere le stelle. Vai a casa, ti sostituisco io. Grazie. Kenny, c'è un sandwich in quella scatola. Ti dispiace rispondere? Ciao, Kenny. Ciao, Gitlow. Che ne diresti di una partitina? Ah, non mi sento in vena. Ah, soltanto un paio di mani. Non riesco a dormire finché non fa giorno. Mi piace questo posto. Appena fuori di qui passano treni, auto, gente piena di vita. Ma qui si è sempre soli. Mi fa sentire al sicuro. Lo sai, il fatto di lavorare di notte e vivere all'hotel di Lou mi condiziona molto. Lou mi tiene sotto controllo, solo perché una volta mi sono messo nei guai. La polizia non sa niente di lui. Nessuno sa niente di lui. Ma so bene che sta solo aspettando che io faccia una mossa falsa. Lou è una persona meschina. Non prendi il 10 di quadri? Mi ha molto sorpreso rivedere Mary. Solo che pensavo sarebbe ritornata con te. Certo è che dopo Chicago sarebbe molto difficile tornare al tuo standard di vita. Vista la presenza di lui, è pazzo di lei, sai. Hai visto quando mi ha chiesto 50 dollari? Lui li spende come noi spendiamo 50 centesimi. E questo fa un certo effetto sulle ragazze. Hai cominciato con il 2? Sì. Se non fosse per lui sarei molto felice. E staresti meglio anche tu. Non avremmo più niente di cui preoccuparci. Questa carta è appiccicosa. Ho bisogno di un altro mazzo. Lo sai perché mi cacciai nei guai? Mi saltarono i nervi.
È questo che mi piace di te, Kenny. Hai un perfetto autocontrollo. Beh, mancano solo 3 settimane alla fiera annuale di Ashbury, il 1° di giugno. Sarà un gran giorno per Lou. Prende un sacco di soldi per quelle concessioni. Pensa che l'anno scorso ha guadagnato più di $15.000. Lo so perché l'ho accompagnato io al treno. Quando lo spettacolo finisce, lui porta il denaro a una banca di Detroit. E al treno per Detroit viene segnalato di fermarsi qui, capisci? Ora, se il capostazione che si trova di turno si dimenticasse di segnalare la fermata, lui non andrebbe a Detroit. È chiaro? Su, quelle carte le vedo. Oh, è una cosa facilissima. Tutto quello che devo fare è venire qui con la macchina. Il tuo vecchio soffre di reumatismi, non è così? È per questo che tu sei qui. Pochi minuti saranno sufficienti. Bastano un ragazzo coi nervi saldi. Porterò qui la macchina, so dove potermi liberare di lui e sai che cosa penseranno tutti quanti? Che lui abbia perso il treno e che si sia trasferito. È tutto chiaro. Il treno per Detroit. È sempre in orario. Grazie. Cos'è successo a George? L'ho messo nell'ultimo cassetto. Credo che sia un posto adatto a lui. Ken... ti vedi spesso con Gidlow, vero? Beh, ogni tanto. Cosa sai di lui? È un bravo ragazzo. Mi offre i suoi drink. Sono terribili, ma è un bravo ragazzo. Tempo fa Gidlow si cacciò in un mare di guai. Lou lo tirò fuori. Ora non si troverebbe qui se non fosse per Lou. Gidlow sa qualcosa su Lou. E su quel tale che ti ha portato le rose. E Lou ha tutto l'interesse a tenerselo buono. Ken, sta attento a Gidlow, ok? Sono parole tue o di lui? Sono parole mie. Perché continui a vederlo? E riguardo a me, Mary? O per meglio dire, a noi? A noi, Ken. Non c'è nessun futuro per noi. Credi di poter ottenere qualsiasi cosa in questo modo? Ci sono cose per le quali vale la pena di lottare. Ti sbagli, Kenny. Sei tu che prendi tutto nel modo sbagliato. Tu fai del male a tuo padre, a tua madre, a tua sorella. A me. Stai sbagliando tutto, Kenny. Questo me l'hai sempre detto. Qualunque cosa faccia o provi, sbaglio sempre. Forse hai ragione, Mary. Ma non è detta l'ultima parola. Queste le prendo io, Mitch. Come vuoi, Kenny. Indovina chi sono. Allora, Kenny, siamo pronti per la grande fiera? Ormai il programma è già definito. Mancano solo 2 giorni. Credo che andrà meglio dell'anno scorso. Lou ha organizzato un vero e proprio carnevale. Sì, signore. E poi, come sappiamo, renderà ricco qualcuno, eh? Buona questa birra. Sì, è buona ed è mia. Ah, ciao, piccola. Siediti. E abbi cura del mio amico. Deve riordinare le idee. Versami da bere. Hai bisogno di attenzioni? Mi piacerebbe riceverne da te. Sai,
ultimamente mi sembri un po' distratto. Distratto da Mary. Cosa c'entra Mary adesso? Tutta la città ti ride alle spalle. Ti sei messo in competizione con Lou Lenz. Non hai nessuna possibilità di farcela. Oh, perché non la smetti di farti del male, Kenny? Smettila di giocare come un bambino. Dove hai intenzione di andare? Lo sai, e non puoi trattenermi solo chiudendo una valigia. Ti prego, resta ancora un po'. È tutto ciò che ti chiedo. Smettiamola di prenderci in giro. Prima me ne vado, meglio è. Lo credi davvero? Che cosa puoi darmi tu? Si riceve ciò che si dà. Quando avevo bisogno di te, te ne andasti via. E ora vuoi andartene di nuovo. Non ti ho mai promesso niente in passato. Ma voglio farti una promessa adesso. Aspetta. Ce ne andremo insieme. E dove? Ovunque tu vorrai. Allora la strada sarà molto lunga. Stavolta volerei me. Ciao Al. Avanti Kenny, fagli vedere chi sei. Ah, è facile abbattere quei piccioni di carta pesta. Scommetto che non riesci a colpire quella lampada. Questo lo dici tu, vecchio mio. Quanto vuoi perdere, Al? Scommetto 50 centesimi. Ok. Piace mai contro la legge sparare alle lampadine. Ecco i tuoi soldi, Al. E cosa c'è? Hai perso il coraggio? Dove sei stato? Mi sentivo solo senza di te. Come ti senti? Oh, mi sento una meraviglia. Avanti, fatti un altro goccetto. Ah, ma io devo lavorare. Forza, un altro po' ti terrà sveglio. Già, è vero, devo rimanere sveglio.
sei così buono con me. Sam! Ernie, oh! Andiamo alla stazione del treno! Ma è terribile! Adesso Ernie ti dovrà sostituire. Ci hai rovinato la serata. Mamma! Eccola che arriva. Sam, ti dovresti vergognare. Oh, dove ha trovato i soldi? Gli ha offerto da bere Gitlow. Gitlow? Non sapevo che stasera dovessi lavorare. Ah, è così? Non sapevi che doveva lavorare? Non glielo hai detto, vero? Capisco. Posso solo dirti di tenere il naso fuori dagli affari degli altri. Voi andate pure, ragazzi. Andrà Kenny alla stazione. Vieni, Ernie. Andiamo a ballare. Doveva cominciare alle 11:15. Ora tu te ne vai subito a casa e fili a letto a smaltire la sporca. Mammina, sei così buona con me. Ma cosa ti è venuto in mente? Sì, lo so, sono buona, ma io resto qua e tu vai a casa a dormire, chiaro? Vedo che Gidlo è molto generoso con la famiglia Beach. È una brava persona. Allora tocca a te stasera. Non posso farci niente. Davvero? Beh, qualcuno ci dovrà pure andare. E naturalmente spetta a te. Avanti, andiamo a vedere i ragazzi. Certo. Perché mi stai seguendo? Volevo solamente parlarti un secondo, posso? Ho molta fretta, che cosa vuoi? Più tardi vado al Cat and Fiddle, ci verrai con me. Sparisci, hai capito? E va bene. Ma quando Mary ti dirà la stessa cosa, non tornare strisciando da me. Thank you.
Cosello. La sala di tiro. Bell'affare, eh? Mm-hmm. Sì? Beh, io vado. Allora, sei pronto, Lou? Che fretta c'è? Beh, non vorrai perdere il treno. Mettiti a sedere. Ti vuoi sedere? No. Che cos'hai? Niente. Ok, andiamo. Dov'è la mia auto? Ma era qui fino a poco fa. E tu ci hai lasciato le chiavi sopra? Ah, chi vuoi che rubi la tua auto? Oh, allora se ne sarà andata da sola. Stai cercando la tua auto? L'ha presa Mary. Prendiamo la station wagon. Hai sentito che Fred ha avuto un incidente? Mi dispiace. Su, avanti. Perché non sali? Grazie del passaggio, ma potevo andare a piedi. Molly temeva che facessi tardi. Ma se sono in orario perfetto. Che cos'hai? Non vuoi che ti ci accompagni? E perché non dovrei? Visto che sei in orario perfetto, perché te ne sei andato in fretta e furia? Sei di poche parole stasera. È perché non ho niente da dire. Strano, non ti ho mai visto così. Dammi del fuoco. Sta un po' fermo. Ti è arrivato. Giusto in tempo. Grazie. Kenny, aspetta. Che cosa c'è? C'è una cosa che devo dirti. Dopo. Potrebbe essere tardi. Tornerò col treno del pomeriggio, vedi di esserci. Buon viaggio. Che cosa ci fai qui? Oh, niente. Dov'è? Bene, proprio come sospettavo. Il padre è ubriaco e il figlio altrettanto. Ecco la famiglia con cui sto per imparentarmi. Dà la segnalazione al treno, Ernie.
È stata proprio una bella serata. Ti ho fatto una domanda, Gitlo. Perché sei venuto qui? Credevo di trovarci Kenny. A volte vengo a fargli un po' di compagnia. Giochiamo a carte. Dove sono le carte? Le carte... Forza, Lou, è arrivato. Questa comunque non era la tua sera fortunata. Ma cosa stai facendo? Che significa? Adesso puoi anche scendere. Adesso? Kenny, che progetti avevate per stasera, tu e Gitlow? Sembra che tu abbia già un'idea a riguardo. Speravo tanto di sbagliarmi. Stavolta voleremo, eh? Mary, io posso... Vattene! Vattene via! Allora, manca solo un mese al grande momento. Ernie? Già, sto contando i giorni. Oh, Ernie. Tesoro, è un matrimonio, non un funerale. Non c'è di... Sam! E credi che dovrei invitare Lou Lenz, non mamma? Ne vedo il motivo. Solo perché Mary si è trasferita al suo hotel, non è detto che la debba seguire ovunque va. Mary non si muove senza di lui dai giorni della fiera. Kenny? Kenny, vieni a mangiare, è pronto. Oggi sono andata a trovare Fran all'ospedale. Come sta? Meglio? I medici dicono che non ce la farà. È stata sfortunata. Le farebbe molto piacere vederti. D'accordo, d'accordo. Promettimi che sarai molto carino con lei. Non penserai che voglia vederla per litigare? Non so cosa aspettarmi da te, visto come hai trattato Mary. Ora piantala, Josie. Fran avrebbe fatto qualsiasi cosa per te e tu lo sai. Allora vuoi piantarla? Ma cosa ti è saltato in mente? Kenny? Non si trattenga a lungo, mi raccomando, è molto affaticata. Va bene. Ciao, Kenny. Ciao, Fran. Temevo che non saresti venuto. Non avrei mai avuto il coraggio di chiedertelo. È stata Josie a dirmi che cosa provi per me. È più difficile adesso. Se penso a quanto potevamo stare bene insieme. So che non me la caverò, sai.
Ma io non ho paura. Anzi, sono felice, perché sei qui con me. Ero certa che mi amavi. E io continuerò a vivere finché tu vivrai. Sì, è così. Voglio che tu sia felice, tesoro. Tra un po' di tempo, spero che ti sistemerai con una brava ragazza. È questo che desidero, Kenny. È la verità. Non devi parlare così, Fran. Uscirai di qua tra un paio di settimane al massimo. E noi... Oh, avanti, non fare quella faccia, Kenny. Andrà tutto bene, vedrai. Guardami, Kenny. Ti ho detto guardami. Avrei dovuto sapere che Josie mentiva. Mi dispiace, Kenny. Ti prego, non dare la colpa a Josie. Stava solo cercando di essere d'aiuto in qualche modo. Dispiace anche a me, Fran. Vorrei fosse andata diversamente. Scusami per tutto quanto. Ma guardati un po'. Sei proprio a pezzi, Kenny? Non avrei mai creduto che una donna ti riducesse così. Come ci si sente, Kenny? Come ci si sente ad amare qualcuno a cui non interessa niente di te? Fa male, vero? Fa molto male, vero, Kenny? Oh, ora calmati, Fran. Oh, ti ho amato così tanto, avevo perfino paura di te. Adesso invece mi accorgo che non c'è niente di cui aver paura. Non ti accadrà mai niente di buono perché tu non sei buono. Ora vattene. Vattene via. Torna al passo di Ciobara ad affogarti in quei liquori torci budella. Vattene via. Via. Va via. Non avrei mai creduto che una donna ti riducesse così. Ma guardati un po'. Sei proprio a pezzi, Kenny? Non avrei mai creduto che una donna ti riducesse così. Ma guardati un po'. Sei proprio a pezzi, Kenny? Non avrei mai creduto che una donna ti riducesse così. Vattene via! Vattene via! Dove sono i ragazzi, Al? Non ho ancora visto nessuno. Ho sentito dire che tua sorella si sposa, Kenny. Ehi, Kenny, dovresti vedere la trotta che ho pescato giù al ruscello. È grande così, e pesa... Ehi, ti vuoi spiegare, Al? Oggi è il mio compleanno. Vuoi un taglio artistico, vero? Certo. Allora non mettermi fretta. Ehi, Kenny, metti giù. Sei sempre il solito. Grazie, giù. Salve, Kenny. Pittsburgh, quello è l'ideale per aprire un bar. L'acciaieria fa venire sete. Non sono mai stato a Pittsburgh. Dammelo doppio. Subito. Come mai sei qui tutto solo di sabato sera? Sto diventando selettivo, non lo sapevi? Dammene un altro. Perché non la fai finita e non vai da lei? Non è una cattiva idea.
chiameremo Midget Village. Ci faremo mandare la merce da tutto il mondo. Devi credermi, Lou. È una delle idee più sbalorditive che mi siano mai venute, sì. Ah, puoi fare di meglio. Te l'assicuro, Lou. Faremo fortuna. Ci espanderemo in tutto il mondo. Ma se vuoi, ho un'altra idea. Andremo in Sudafrica e compreremo un... Bene, bene. Cosa festeggiamo di bello? Mi spiace. Questa è una festa privata. Beh, stasera offro io. Cosa prendete? Stai lontano, non mi piace la tua puzza d'alcol. Ma l'odore di questi ti piace, vero? Con i vecchi bigliettoni ci compri qualsiasi cosa, non è così? Devi essere sbronzo per avere il coraggio di ripresentarti qui. Sapete, ho la sensazione di non piacergli. Certo, non mi piace. Non mi piace niente di te. Va bene, ti farò a pezzi per questo. Fermo, Kenny! Per favore, va a casa. Buttatelo fuori. No, non toccate! Ehi, che cosa ti prende? Ora cerca di calmarti. Fai il bravo, Kenny, e va a casa. Non è poi così ubriaco? Sì, me ne sono accorta. Beh, finiamo di bere. Finisci di bere da solo. Non posso sostenere che mi piaccia, ma visto che il destino ci fa incontrare con una certa frequenza, perché non vivere in pace? Stai parlando sul serio, Lou? Certo. Non è nel mio stile portare rancore. Oh, ma questo è magnifico, Lou. Davvero, Kenny non è un cattivo ragazzo. L'hai preso per il verso sbagliato. Io credo che sarà felice di stringerti la mano per fare pace. Ci incontreremo presto. Ora scende ad aprire il bar. Ma certo, tutto quello che vuoi, basta che parli. Josie! Josie, santo cielo, sbrigati, Ernie è in chiesa, sarà sulle spine. Sto arrivando, sto arrivando! Presto, presto, è arrivata l'auto! Dov'è Kenny? Kenny! Oh, togliti il grembiule, no! Andate pure, io vengo con Gitlo. Non arrivare in ritardo, eh? Tranquilla. Tu arriverai tardi anche al tuo matrimonio. Varrà la pena di aspettarmi. Oh, mi farai fare tardi, furfante. Ehi, oh, sei uno splendore, Mary! E questo dove l'hai vinto? Oh, me l'ha prestato un cameriere del Wilson Club. Spero che la cerimonia non duri molto. Già. Pronto? Chi? Gitlo è per te. Per me? Sì? Oh. Come adesso? Beh, stavamo andando in chiesa. Non lo so, ci posso provare. Ehi, Ken. Sai, ho parlato con Lou qualche giorno fa. Ah, sì? Come sta il vecchio scapolo? Vorrebbe che diventaste amici. Lui ed io? Beh, saremmo una strana coppia. No, non è uno scherzo. Pensa, ci sarebbe meglio per tutti quanti e Mary ne sarebbe felice. Andiamo. Perché ti sei fermato qui? Lou ci sta aspettando di sopra. Ma faremo tardi alle nozze. No, ci vorrà meno di un minuto. Avanti, cosa ti costa? Non devi fare altro che dargli una stretta di mano. D'accordo, ma non più di un minuto, eh? Mm-hmm. Va bene.
È morto. La mia pistola. Te l'avevo data alla fiera. Com'è arrivata qui? Non ne ho proprio idea. Dobbiamo andarcene di qui. E perché? Sei impazzito! Ci accuseranno di omicidio! Andiamo! Presto! A quanto pare Kitlov parte per un'altra gita. Respirare, accidenti a loro. Ti hanno colpito? Sì. Prendiamo la strada lungo il fiume. Togliamoci dalla strada. Dove ti hanno colpito? Qui al braccio. Che cosa facciamo adesso? Muoversi è pericoloso. Aspettiamo fino a stasera. Sigaretta. Sarà meglio che ci muoviamo, Kenny. Per andare dove? Non so, non ne ho la più pallida idea. A cosa servirebbe? È il treno merci diretto ad est. Te la senti? Non possiamo stare qui. Avanti, andiamo. Kenny, svegliati, svegliati. Lasciami in pace. Su. Dove siamo? Siamo quasi a Detroit. Ho un'amica che ha un locale fuori città. Almeno spero che ce l'abbia ancora. Così sistemeremo il tuo braccio. Dobbiamo buttarci giù tra poco. Cerca di atterrare con il braccio destro, eh? Ti senti ancora stordito? Sì. Mi raccomando, fai attenzione.
Guarda chi è. Sì, signore. Ghidlo. Oh, ciao, Estelle. Chi è il tuo amico? Siamo arrivati questa mattina. E cosa gli è successo? Oh, è ferito. Non voglio avere guai qui dentro. Io non lo conosco, non so chi sia. Come faccio a fidare? Ma garantisco io per lui. Già, è proprio questo che mi preoccupa. Beh, d'accordo, mettiamolo a letto. Fallo stendere qui. Ha bisogno di un dottore. Credi che non si veda che ha bisogno di un dottore? Mi ricorda il proibizionismo. I miei complimenti, sei stato proprio in gamba. Prima sistemerò te e poi lui. Ma di cosa stai parlando? E me lo chiedi anche. Avevi programmato tutto quanto. Il viaggio su quel treno. E adesso questo. Quanto ti ha pagato lui per liberarti di me? Ah, non penserai davvero che c'entri anch'io. Non lo penso, lo so. Se solo avessi la forza di... Non sono stato io, Mary. Non avrei potuto. Devi credermi. Non sono stato io. Ti giuro, Mary. Io non c'entro. Non sono stato io. Esatto. Un mio amico. Ok. Lo sai tu. Vuoi sapere come ha fatto? Oh, è scivolato nella vasca da bagno. Già, a tra poco allora. Tu ti sistemerai di sopra. Oh, non c'è fretta. Starò fuori per un po'. Non l'abbandonerai qui, spero. Sai che non ti farei mai una cosa simile. Hai bisogno di soldi? No, soltanto di fortuna. Dove sei stata tutto il giorno? Dovevo vedere diverse persone. Ti ho lasciato la cena sul fornello. Grazie. Mary? Io non ce la faccio più. Dov'è Kenny? Tu devi sapere cosa gli è successo e me lo devi dire. Beh, Molly, Kenny si è cacciato nel peggior guaio di tutta la sua vita. Sì, me l'aspettavo. Sapevo che sarebbe successo. Che cosa voleva la polizia? Dov'è Kenny? È rimasto ferito. Che cosa ha fatto, Mary? Lui non ha fatto niente. Si è lasciato prendere dal panico ed è scappato. È una brutta situazione. Ma ricorda soltanto una cosa. Kenny non è colpevole. Colpevole? E di che cosa? Di aver svaligiato il Flamingo. Non era di Kenny che stava parlando Hal, vero? Quel tale, inseguito dalla polizia, è rimasto ferito nel bosco. Non era il mio Kenny, vero, Mary? Sono stata alla polizia. Non credono sia stato lui. Mi hanno detto che sarebbe semplice scagionarlo, se solo riuscissimo a farlo tornare. Allora dobbiamo trovarlo. Potremmo chiedere una mano a lui. Senz'altro non ci negherà un aiuto. Perché non provi a chiamarlo subito, Mary? Lui ha già fatto abbastanza, credimi. È meglio che tu vada a letto. Non potremmo comunque fare niente fino a domattina. Io lo so perché Kenny si è trovato in questo guaio. Sono tutti invidiosi, invidiosi del fatto che lui è un vero uomo, come se ne trovano pochi. Non lo dico solo perché mio figlio. Non permetterà che lo mettano in prigione per ciò che non ha fatto. Non lo permetterà mai. (Ride)
Dove si trova? È a Detroit. Come sta? Ah, tranquilla, si riprenderà. L'ho lasciato ad una mia amica, è proprietaria di una pensione, la vecchia Boemia, della 21esima. Tu lo sai chi ci ha incastrati, non è vero? Sì. E Kenny? Ah, lui è in stato confusionale. Ma ti assicuro che quando ne uscirà... Non deve fare colpi di testa, può essere scagionato. Senti, io verrò con te. Io non ritorno indietro. Sono solo passato di qui per avvisarti. Addio, Mary. Dietlo! Non puoi abbandonarci adesso. L'hai cacciato tu in questo guaio. Tiralo fuori. Non è vero, Kenny è amico mio. Non ho mai pensato di danneggiarlo. Tu non gli hai mai portato bene. E adesso l'abbandoni proprio quando lui ha più bisogno di te. Dietlo è una gran brava persona. Lui offre sempre da bere a Kenny. E si prende sempre cura di lui. E va bene. Vattene via. Scappa! Tu non sei che un codardo! Thank you.
sceriffo. La polizia. Chi? Cosa? Capo, è Git. Gitlow? Pronto. Registra. Sì? Sì. Lo... architetto. Tutto quanto. Sì. Adesso è qui. Certo che hai la pelle dura, tu. Chiunque sarebbe rimasto a letto dei giorni con una ferita del genere. Dov'è Gitlow? Vedrai che tornerà. Dov'è andato? Questo non l'ha detto. È meglio che ti riposi. No, devo tornare a Ashbury. Alle 6 del mattino. Oh, chi è la ragazza? Oh, non credere di essere l'unico, amico. Le storie di donne si concludono con un calcio nei denti per tutti quanti. Ma tu non conosci Mary. Mary, Betty, Jane. Un uomo può amare qualunque donna. Sì, lo so. Ma è sempre la stessa. Ciao, bellissimo. Ciao, bellissima.